Allora, siamo lieti di avere qui con noi Giovanni Barbera, che è responsabile organizzazione della Federazione Romana del Partito della Rifondazione Comunista, nonché membro del Comitato Politico Nazionale del PRC. E volevamo parlare con lui purtroppo di un fatto molto spiacevole di cui è stato vittima qualche giorno fa, ovvero un'aggressione, forse si potrebbe definire un'aggressione sionista. In merito, diciamo, da quello che ho capito, all'impegno del partito che rappresenta, per cercare di contrastare il genocidio a Gaza. Sì, tutto è avvenuto praticamente domenica verso l'ora di pranzo, intorno al mezzogiorno, e di fronte alla nostra sede romana, la Federazione di Roma appunto si è spostata già da tempo presso Piazzale degli Eroi, quindi lì abbiamo una sede, e mentre appunto tenevamo aperto perché ospitavamo una riunione di alcuni compagni dell'Equator, c'è stato questo inquietante episodio. Praticamente vengo una persona che stava passando appunto là davanti, suona la porta, esco e mi indica due persone che stavano praticamente levando manifesti che rappresentavano una bandiera della Palestina. Di fronte alla sede c'è una sorta di manufatto, che è una centrale di distribuzione del gas, appunto dove peraltro non sono stati neanche attaccati da noi, attaccati da evidentemente altre persone che hanno a cuore la Palestina, hanno attaccato tutti questi manifesti, bei manifesti che rappresentano la bandiera, peraltro senza nessuna, diciamo, neanche scritta che potesse risultare anche in maniera, diciamo, offensiva, quindi veramente un atto fine a se stesso, insomma, di spregio. È evidente, una di queste persone aveva appunto il copricapo che viene utilizzato appunto dalle persone di religione ebrea, quella sorta kippah, come si chiama. Al che, come è successo altre volte, perché lì purtroppo questi episodi non sono isolati, sono già capitati altre volte. Io, come ho fatto altre volte, ho praticamente detto di farla finita. E in caso contrario avrei chiamato appunto le forze dell'ordine. Generalmente serve come, diciamo, richiamo, le persone smettono, magari trovi qualcuno che polemizza, che contesta verbalmente, magari ti manda anche qualche parolaccia, però tutto generalmente finisce lì. Scusa Questa Giovanni, volta dicevi come avevi fatto altre volte perché c'erano già stati casi sì, ci sono precedenti. già stati altri casi di persone che erano venute, diciamo, allevare, ovviamente non organizzate, perché neanche in questo caso credo che fosse organizzata, perché non credo che appunto sarebbero venute solo due persone. E quindi soltanto questa volta la reazione è stata veramente spropositata. Questa persona ha cominciato a inveire, ha preso una bottiglia di birra, ce l'ha tirata addosso, praticamente è andata a colpire la vetrata dell'entrata della sede, appunto creando un danno, perché ha spaccato il vetro. Lì è un vetro anche abbastanza pesante e spesso, perché appunto di quei vetri che hanno le vetrine che potrebbero anche non essere protette da saracinesche, anche se poi noi ovviamente una saracinesca di protezione ce l'abbiamo per evitare imbrattamenti. Dopodiché aveva una sorta di, che lì per lì non ce ne eravamo accorti, ma aveva una sorta di manganello telescopico, perché ha fatto questo gesto e si è allungato, e quindi si è avvicinato con questo manganello. Ovviamente sono state fasi molto concitate, peraltro dentro ovviamente le persone stavano facendo la riunione, hanno sentito le urla, Tu sono sei parlato al uscite. plurale, quindi non eri da solo. C'era questa persona che mi aveva avvisato, che si è trovato lì praticamente testimone di questa situazione. Nel frattempo alcune di queste persone, che poi erano quasi tutte donne, quindi sono anche un po' spaventate, hanno sentito le urla, hanno visto questo persona che era anche abbastanza grande, giovane, perché avrà avuto, non so, insomma, un'età apparente tra i 35 e i 40 anni, che ovviamente ha inveito, come potete immaginare, amici di Hamas, amici dei terroristi, insomma, tutte queste gride qua. Lì c'è stata ovviamente una situazione un po' confusa, perché
Da una parte abbiamo cercato di evitare che questa persona potesse venirci addosso. Nel frattempo sono andato a Scusate, gli recuperare. avevi semplicemente chiesto di smettere di strappare. Di strappare questi manifesti, quindi insomma una richiesta, come dire, anche civile, perché poi spesso strappi, butti per terra, oltretutto, ma poi insomma un gesto che sinceramente rispetto alla bandiera palestinese mi sembrava anche veramente assurdo. E abbiamo preso il cellulare, nel frattempo io sono riuscito a recuperare il cellulare che avevo dentro e l'ho ripreso, questa persona ha fatto una foto e lui ha tentato di andare via con l'altra persona che era una signora anziana, peraltro, insomma, sicuramente di un'età superiore alla sua, e abbiamo fotografato la targa. Lui lì ovviamente ha provato a ritornare indietro dicendo ci avrebbe spaccato il cellulare, insomma, c'è stato questo atteggiamento molto aggressivo. Ovviamente si è reso conto che comunque l'avevamo ormai, diciamo, incastrato perché avevamo la targa, avevamo la foto. Quindi nel frattempo stavamo chiamando ovviamente i carabinieri, perché chiaramente insomma succede una cosa simile, sì, mattina sera, la prima cosa ci viene consigliato è chiamare le forze dell'ordine, perché chi sta commettendo una cosa sicuramente, come dire, ne paga le Quindi conseguenze. scusa, te sei stato percosso con questo manganello, da quello che ti vedo. Per fortuna no, l'altra persona è stata addirittura, perché mentre si è avvicinata all'altra persona, a un certo punto si è girato e ha rincorso l'altra persona. Per fortuna neanche lui ha riportato danni perché è scappato. Diciamo, il contatto fisico è avvenuto nella seconda fase, perché lui è andato via con questa macchina. In realtà ha fatto solo il giro del palazzo, perché ce lo siamo visto comparire dopo un po', subito dopo, ovviamente senza manganello in mano. Dicendo che, siccome gli avevamo detto dove scappi, perché stanno venendo i carabinieri, abbiamo le telecamere, come dire, insomma, l'abbiamo ripreso, è venuto dicendo voglio parlare anch'io con i carabinieri. Ha continuato un atteggiamento molto aggressivo, perché ha continuato a dire che eravamo amici di Hamas, ha iniziato a riprenderci con il cellulare, dicendo che questi. Che, anzi, dicendo qui ci sono gli amici di Hamas a Piazzale degli Eroi, sapete dove possono essere trovati. E a un certo punto, sempre con fare minaccioso, ci chiedeva cosa pensavamo il 7 ottobre, cosa pensavamo di quei manifesti. Noi abbiamo detto: guarda, non abbiamo attaccati noi, ma li condividiamo. Al che è partito addosso, dando due o tre calci che mi hanno preso praticamente tra, insomma, pube, gamba, insomma. Mamma Per mia. fortuna, senza creare particolari danni fisici, ha cercato poi di entrare dentro la sede, sostenendo che le sedi dei partiti politici sono pubbliche, quindi lui voleva entrare dentro. Pure lì c'è stato il contatto fisico, perché ovviamente mi sono frapposto tra lui e l'entrata. Lui ovviamente riprendeva in questa seconda fase, riprendeva il cellulare dicendo: ecco, vedete, sono loro che mi aggrediscono, mi vogliono far entrare dentro, e così via. Ha continuato a cercare la provocazione verbale, a riprenderci, a dire che voleva sapere qual era la nostra posizione sulla Palestina, che ovviamente chiaramente nessuno gli ha, insomma, abboccato a questa sua provocazione, che evidentemente voleva, insomma, far degenerare anche in questo frangente la situazione. Nel frattempo poi sono arrivati subito dopo i carabinieri e quindi hanno identificato, ci sono stati un paio di testimoni che ovviamente si sono resi disponibili a testimoniare su quello che era successo, e quindi insomma siamo andati tutti in caserma. Poi non so che provvedimenti sono stati presi, poi insomma tramite, io ho fatto una formale denuncia, raccontando quello che era successo, e poi ovviamente con i nostri legali vedremo i passi successivi, fra cui anche capire se sono stati assunti i provvedimenti o meno. Nel frattempo mi sono andato poi dopo, subito dopo, a fare refertare, ma insomma per fortuna non è successo fisicamente nulla di grave. I danni veri sono quelli appunto alla nostra porta della sede. E quindi ecco, questo è, quindi insomma, come poi sapete, Ha abbiamo perso deciso. pure i danni morali che hai subito, Sì, insomma. Perché... insomma, anche perché minacce, insomma, accuse del tutto ingiuste.
siamo stati accusati di essere addirittura fascisti e antisemiti, quindi figuriamoci, insomma, anche i carabinieri sono messi, hanno sorriso quando hanno detto, beh, fascisti, un po' difficile che potete essere accusati di questa cosa qui. Insomma, poi questa accusa infamante che purtroppo ormai va molto di moda, quella di accusare chiunque critichi la vergognosa politica che porta avanti Israele nei confronti appunto di Gaza, in generale della Palestina, perché sappiamo anche che in Cisgiordania, come dire, non viene borbandata, ma c'è una politica di discriminazione religiosa, razziale, insomma, di apartheid che è stata riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia Internazionale proprio recentemente con un pronunciamento, credo che sia assolutamente importante perché fa tabula rasa di quelle critiche che ci fanno oggi appunto gli organi ufficiali della comunità ebraica che accusa di antisemitismo chiunque faccia una critica alla politica di Israele. O addirittura la destra di governo, no? Viene da ridere a pensare che proprio loro accusano noi di essere antisemiti, accusano insomma quelle manifestazioni, grandi, importanti manifestazioni che ci sono state in Italia, anche se non all'altezza di altre manifestazioni che ci sono state fuori in Europa e nel mondo, che sono state forse ancora più imponenti, però insomma ci accusano di essere antisemiti, una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra, e secondo me, appunto, va respinta, va fatta capire a tutte le persone che qui non si tratta di antisemitismo, perché la nostra è una critica a una politica genocida, criminale, insomma, non è un caso che oggi Israele sia oggetto di appunto, di un procedimento giudiziario sempre pendente presso la Corte di Giustizia Internazionale, che è il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, quindi insomma non stiamo parlando di un organo di parte, che su impulso del Sudafrica ha deciso che ci fossero gli elementi per un approfondimento, tanto da imporre anche tutta una serie di misure cautelari che insomma penso che sia sotto gli occhi di tutti, Israele non sta rispettando. Insomma, si parla di 40.000 morti, insomma civili, quindi di cui insomma, almeno la metà bambini, quindi è veramente una tragedia, insomma, che veramente rimarrà traccia nella storia e peserà come un macigno sulla coscienza dell'Occidente, perché qui non c'è solo Israele, ma c'è anche la complicità dei paesi occidentali, fra cui purtroppo anche il nostro governo, che continua a fare affari con Israele, continua appunto addirittura a vendere armi, perché al di là delle dichiarazioni di Crosetto e di altri esponenti di governo che ci avevano assicurato che dopo il 7 ottobre erano state sospese qualsiasi appunto vendita di armi a Israele, in realtà sono stati clamorosamente smentiti da alcune statistiche pubblicate appunto qualche mese fa dall'Istat, in cui appunto si evidenzia che in realtà gli affari con Israele nel settore delle armi e delle munizioni si è andato avanti anche dopo appunto l'aggressione di Israele nella striscia di Gaza, insomma. Quindi sono cose che dovrebbero far riflettere tutti quanti. Scusa Giovanni, la domanda apparentemente ingenua, però forse è bene per chiunque ci ascolti chiarirlo bene. Perché giustamente dicevi che è assolutamente infamante accusare di antisemitismo chi, appunto, come hai fatto adesso pure te o come fa il partito che rappresenti, critica la politica del governo Netanyahu nei confronti della Palestina, di quello che succede nella striscia di Gaza? Perché Ma magari per noi è una cosa un po' scontata, ma certo. magari non è chiarissimo. Innanzitutto vorrei ricordare il sostegno che i comunisti hanno sempre dato contro l'antisemitismo vero, quello della destra razzista, xenofoba, nei confronti anche diciamo, degli appartenenti alla comunità ebraica, insomma, che hanno subito mille episodi. Siamo sempre stati a fianco proprio perché noi combattiamo ogni forma di razzismo, e quindi l'antisemitismo è una forma di razzismo.
Nel caso nostro è veramente infamante, non solo appunto perché ci si dimentica appunto di questo sostegno. Noi siamo sempre stati in prima fila contro, sia nella memoria di quello che è successo con appunto la Shoah, che peraltro non ha riguardato solo gli ebrei, ha riguardato gli zingari, ha riguardato gli omosessuali, e fra cui anche tanti tanti comunisti che sono andati a finire nei campi appunto di sterminio. E anche successivamente, dopo la guerra, insomma, appunto, siamo sempre stati in prima fila nel appunto ricordare quella tragedia e nel contrastare fenomeni che spesso e volentieri ancora si verificano. Non sappiamo che ci sono ancora gruppuscoli di estrema destra che hanno posizioni di questo tipo e spesso e volentieri appunto esternano in maniera più o meno violenta. Ben differente la posizione, diciamo, di critica nei confronti della politica portata avanti innanzitutto da uno Stato, perché non facciamo differenza, cioè qui stiamo parlando di Israele. Per me non necessariamente fare differenza tra persone di religione ebraica e Israele. La verità è che purtroppo c'è una grave responsabilità da parte di chi guida, di chi rappresenta oggi ufficialmente, formalmente, ha delle cariche, avendo delle cariche come i presidenti delle varie comunità ebraiche, italiana e romana in particolare, che hanno appiattito. Cioè, la comunità, la loro comunità, io non so peraltro come la pensano in realtà, quali siano le posizioni che prevalgono all'interno della comunità, però diciamo questi esponenti hanno appiattito ufficialmente e formalmente la comunità sulle posizioni filo-israeliane, che non è detto che debba essere così. Ci sono nel mondo, l'abbiamo visto anche nella mobilitazione a favore della Palestina, ci sono state, pensate per esempio alla comunità ebraica degli Stati Uniti, preso una posizione nettamente in contrasto con quella degli Stati Uniti. Gran parte degli arresti dei 200-300 persone che hanno protestato quando è arrivato Netanyahu appunto nel Parlamento americano erano appunto la comunità ebraica che si sono organizzati per appunto manifestare contro Netanyahu. Molti di questi sono stati arrestati. Così so, tante altre parti del mondo, la comunità ebraica ha preso posizioni appunto fortemente critiche e di contrasto con quello che sta succedendo appunto in Palestina. Qui in Italia, purtroppo, almeno ufficialmente, se prendiamo le dichiarazioni dei rappresentanti delle comunità ebraiche italiana e di quella in particolare romana, abbiamo invece posizioni tutte appiattite sulla difesa di Israele, peraltro senza, come dire, neanche grandi argomenti, perché parlare dell'autodifesa, come dire, ha poco senso, ma questo insomma è abbastanza di tempo. C'è un diritto internazionale che prevede anche in caso di guerra che debbano essere rispettate una serie di norme, in particolare debbano essere rispettate e tutelate le popolazioni civili. Quindi se tu prendi e bombardi la popolazione civile, cioè i tuoi obiettivi non sono obiettivi militari, ma sono direttamente obiettivi civili, e poi vieni a giustificare questi obiettivi civili come se con 10.000 scuse che non reggono, è chiaro che tu stai commettendo gravi crimini di guerra, gravi crimini contro l'umanità. E quindi queste sono cose che sono evidenti, insomma, sono appunto su queste cose si è espresso. Io lo ricordo a chi tante volte appunto si permette di obiettare, queste cose sono state espresse appunto proprio recentemente in un pronunciamento da parte della Corte di Giustizia Internazionale, massimo organo giudiziario dell'ONU, quindi non un organo di parte, che ha appunto accusato, riconoscendo che c'è un'occupazione e un'annessione illegale di territori che non fanno parte di Israele, ma sono parte della Palestina, per esempio la striscia di Gaza e Cisgiordania, ma ce ne sono altri anche di altri stati, per esempio alle alture del Golan, alla penisola del Sinai, eccetera, eccetera. Che c'è una politica di violenza, di discriminazione razziale nei confronti dei palestinesi, di apartheid, di pulizia etnica che è sotto gli occhi di tutto, che è stata denunciata in questi anni, in questi decenni, da tante organizzazioni non governative che operano anche in loco, e che quindi c'è una violazione del diritto internazionale. Sembra strano, ma quelle potenze occidentali che si riempiono la bocca dei diritti umani,
quando appunto gli fa comodo, oggi praticamente fanno finta di nulla, praticamente giustificano tutto. Io credo che questa cosa va a incidere pesantemente sulla credibilità di quella, della narrazione appunto di un Occidente buono, democratico, civile. In realtà l'Occidente con la questione della Palestina ha svelato appunto la sua vera essenza e quindi, come dire, questa cosa pesa tantissimo perché è sotto gli occhi non solo delle popolazioni dell'Occidente, ma è sotto gli occhi di tutto il mondo, insomma. Quindi credo che sia difficile poi accusarci che chi critica questo tipo di politica criminale possa essere, come dire, possa essere accusato di antisemitismo e quindi di razzismo. Non, per poi soprattutto noi comunisti, non veramente come la differenza fra, cioè, come dire, non è per noi una cosa rilevante la differenza tra etnie, religioni, sappiamo tutti, insomma, che le nostre categorie interpretative della realtà sono ben altre, insomma, a noi, senza considerare che abbiamo tanti scritti anche di religione ebraica, e quindi figuriamoci, che ovviamente essendo scritti da noi hanno una posizione chiara e ovvia su quanto sta succedendo adesso in Palestina. Sì, mi sembra appunto per far capire bene con un esempio semplice che se qualcuno critica, che ne so, alcune politiche del governo Meloni, automaticamente è anti-europeo e anticristiano. Un discorso naturalmente che non ha nessun senso, perché naturalmente non è che criticare appunto alcune posizioni di un governo implica una critica a tutti gli europei, perché appunto è un governo europeo, a tutti gli italiani. Oppure addirittura a tutti i cristiani, perché o a tutte le donne, che ne so, insomma, è un discorso È proprio come che non. se durante il fascismo chi criticava Mussolini era anti-italiano perché criticava quel regime, insomma, appunto. Sì, e poi appunto non tutti gli ebrei vivono in Israele, perciò dicevo, come uno che se critica il governo Mussolini è anti-europeo, perché appunto non tutti gli ebrei vivono in Israele, cioè moltissimi ebrei sono italiani, altri sono tedeschi, altri sono statunitensi, per cui è proprio una cosa che anche a livello proprio logico basilare non ha nessun senso, e quindi è una cosa decisamente infamante. Senza considerare, permettimi, che le popolazioni arabe, in teoria, se utilizziamo queste categorie di semiti o appunto non semiti, appartengono alla categoria dei semiti anche le popolazioni arabe, quindi sarebbe ulteriormente illogico, insomma. Sì, invece scusa, andando su un'altra accusa che avete subito e che purtroppo si sente ripetere troppe volte a sproposito, pure questa possiamo chiarire meglio perché non ha nessun senso accusare di essere filo Hamas, filo terrorista, chi critica appunto le politiche del governo Netanyahu nei confronti dei palestinesi, quello che sta facendo a Gaza, eccetera. A parte che se dovessimo prendere per buona, non abbiamo elementi per dire che non sia vero, insomma, ci sono diversi siti che documentano il fatto che Hamas sia stata in una prima fase fortemente finanziata proprio dallo stesso Netanyahu quando era al governo in funzione contro appunto. L'OLP. Sì, contro l'LP che ovviamente in quel momento era egemone all'interno dei Scusate, per territori. chi non lo sa, l'OLP è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina che univa tutte le forze non fondamentaliste islamiche che si battevano per l'indipendenza e per il diritto dell'autodeterminazione dei palestinesi. Era un'organizzazione quindi anche laica rispetto invece a altre organizzazioni come Hamas. Inoltre va detto che, insomma, che sempre dal punto di vista del diritto internazionale, quando c'è un'occupazione illegale, è considerato legittimo appunto del diritto internazionale la resistenza armata contro quell'occupazione. D'altra parte ci hanno fatto una testa così in questi 2 anni, ripetendola. Rispetto alla guerra dell'Ucraina, poi oggi viene dimenticata rispetto alla situazione della Palestina, dove appunto questa occupazione, come dire, peraltro vanta un periodo che va ormai verso i 76 anni, quindi come dire, non è neanche così recente. Sembra che la data del 7 ottobre sia uno spartiacque, in realtà
l'occupazione, l'annessione, la politica di discriminazione razziale, l'odio, la violenza che viene perpetrata nei confronti della popolazione, non solo chi combatte, ma anche nei confronti della popolazione civile, è qualcosa che appunto avviene da diversi decenni, appunto, non nel corso del 7 ottobre. Noi come partito abbiamo criticato rispetto all'operazione del 7 ottobre. Diciamo, l'aver colpito i civili innocenti, ammesso che poi sia così, perché purtroppo sappiamo benissimo che nelle situazioni di guerra è difficile capire se le informazioni che vengono diffuse siano più o meno fondate. Si è parlato, vabbè, sicuramente del rapimento degli ostaggi, questo è un dato oggettivo, però si è parlato appunto che sono state commesse delle violenze, degli omicidi, degli stupri. Sappiamo anche che esiste ampia documentazione sul fatto che, come dire, sono state contestate, e si è parlato anche che alcune di queste morti in realtà sarebbero da addebitare ai stessi israeliani che per colpire appunto le forze palestinesi, le forze di Hamas, non hanno risparmiato neanche i loro ostaggi. È difficile, purtroppo, come ho detto, capire ciò che è vero, ciò che non è vero, ciò che è propaganda, ciò che non è propaganda. Però va detto che la resistenza armata è legittima in caso di occupazione, come avviene illegale, come avviene in questo momento in Palestina. È ovvio che questa resistenza non dovrebbe colpire ovviamente i civili, perché i civili, appunto, innocenti, che non hanno nulla a che fare con quel, diciamo, non hanno nulla a che fare con l'occupazione, devono essere preservati. Dopodiché, però, la resistenza armata non è terrorismo, ecco, non è terrorismo se avviene Sì, nelle scusa, ma forme. anche questo discorso che fanno, diciamo, queste persone filosioniste mi sembra assolutamente paradossale, perché appunto, come dicevi giustamente, va criticato del 7 ottobre il fatto che sono stati colpiti dei civili, perché questo non è, diciamo, non è giusto, non è legittimo, va giustamente condannato, ma allo stesso modo quindi bisognerebbe condannare tutti i civili che sono stati uccisi in Palestina dal governo Netanyahu dopo il 7 ottobre, ma anche prima del 7 ottobre e anche dagli altri governi israeliani prima del governo Netanyahu, perché appunto se la questione è che in un'azione di guerra non bisogna comunque colpire i civili, e qui andrebbero fatte pure le proporzioni, perché se andiamo a vedere quanti civili sono stati uccisi il 7 ottobre, quanti civili palestinesi sono stati uccisi dal 1948, forse vedremo che c'è Una una netta sproporzione divisione. enorme, perché ovviamente lì è la parte da leone, purtroppo la fa Israele, quindi è chiaro. E quindi, comunque, a prescindere da questa situazione, anche il 7 ottobre, dal punto di vista delle responsabilità politiche e morali, come dire, sono soprattutto in capo a Israele, perché se non ci fosse stata questa occupazione, questa politica di violenza e di apartheid, non ci sarebbe stato neanche il 7 ottobre. Dopodiché va detto che oltre alla popolazione civile c'è stata una strage in questi mesi di giornalisti, cioè coloro che andavano appunto a informare i cittadini, i popoli di quello che accadeva appunto nel teatro di guerra, sono stati un bersaglio privilegiato da parte dell'esercito israeliano. Non è casuale, si parla appunto di 133, non ricordo, fino a qualche, insomma, di giornalisti che sono stati colpiti, come dire, non casualmente, perché testimoni scomodi dell'orrore che veniva portato avanti in quelle terre. Quindi questo è un altro dato importante che va sottolineato, perché insomma, anche quello è un crimine. Sì, e poi insomma l'altra cosa che colpisce in tutta questa vicenda è che giustamente si condanna l'azione di Hamas, che però insomma è riconosciuta dallo Stato italiano, da tanti altri stati occidentali come appunto un'organizzazione terroristica. E a questo punto bisognerebbe però definire anche lo Stato israeliano un'organizzazione Certo. terroristica, perché se utilizza gli stessi mezzi, anzi su scala enormemente superiore,
Cioè, se questo è il metro, Terrorismo di Stato, questo va mi qualificato. sembra molto più grave perché, appunto, una cosa è un'organizzazione terroristica particolare, insomma, altra cosa, diciamo, è quando uno Stato porta avanti delle politiche che si pongono sullo stesso piano, anzi su una scala enormemente superiore. E poi sì, come dicevi giustamente, storicamente, appunto, tutte le volte che Hamas faceva un attentato terroristico in Israele, Israele attaccava l'OLP, cioè attaccava la resistenza palestinese laica, che era uno dei nemici dei fondamentalisti islamici che facevano capo ad Hamas o altre organizzazioni del genere. Quindi è stato sistematico. Lo sfruttare il terrorismo di Hamas per attaccare invece la sacrosanta, il diritto di resistenza laica, appunto, che portava avanti, Progressista. progressista, sì, che portava avanti e il diritto stesso del popolo palestinese all'autodeterminazione, insomma. Quindi, se volessi veramente dire chi sfrutta il terrorismo anche storicamente, non credo proprio che sia Rifondazione Comunista, anzi. Peraltro va detto che insomma anche il diciamo questi bombardamenti e omicidi extragiudiziali che si sono, e anche extraterritoriali che sono andati a colpire personaggi appunto ai vertici degli Hezbollah, di Hamas, anche questo è una forma di terrorismo. Peraltro, aver voluto colpire il responsabile politico di Hamas nel momento in cui tu stai, diciamo, portando avanti una trattativa dimostra che, come dire, tu quella trattativa la vuoi sabotare. Nel momento in cui tu vai a bombardare, insomma, Israele in questi mesi è riuscito a bombardare la Siria, il Libano, lo Yemen insomma, e colpire anche il territorio iraniano. E quindi allora bisognerebbe capire chi è che oggi non vuole arrivare a un processo di pace nel Medio Oriente. Questa cosa bisogna farsene la domanda perché continuano a atteggiarsi come vittime, però continuano ad alimentare un conflitto che noi rischiamo appunto possa allargarsi perché adesso siamo tutti in attesa della risposta degli Hezbollah e dell'Iran, ma è chiaro che ci sono state delle provocazioni inaccettabili proprio dal punto di vista del diritto internazionale e non mi sembra che siano state condannate. Andate a prendere le dichiarazioni né degli Stati Uniti, ma neanche dei nostri rappresentanti del governo. Immaginatevi se quelle operazioni fossero state portate avanti da uno Stato non amico come è oggi Israele. Sarebbe successo il finimondo. Quindi abbiamo Tajani che si occupa dei fatti interni del Venezuela, però poi, come dire, non ho sentito una parola di condanna rispetto a queste operazioni che sono state portate su territori sovrani da parte di Israele. Sì, questo che dici è proprio una cosa fondamentale, perché sarebbe l'equivalente se l'Iran avesse ucciso Netanyahu quando era stato invitato negli Stati Uniti, cioè sarebbe esattamente la stessa cosa. E sicuramente se fosse successa una cosa del genere, ci sarebbe già una guerra completa, di distruzione dell'Iran. E appunto, e la cosa gravissima appunto è che i paesi occidentali dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, non hanno appunto condannato questa gravissima violazione del diritto internazionale. E poi appunto non si capisce i due pesi e due misure perché stanno facendo di tutto per fare la guerra alla Russia dicendo che non si può accettare una violazione del diritto internazionale nel caso dell'invasione dell'Ucraina, mentre in questo caso appunto non c'è nessuna condanna, anche perché se ci fosse stata subito una condanna netta, l'Iran non avrebbe questo bisogno di rispondere. Se naturalmente nessuno dice niente rispetto a quello che succede, l'Iran è costretto, diciamo, a rispondere perché altrimenti vorrebbe dire che chiunque può colpire Impunemente. nel suo paese. Insomma. Ora, certo. Che poi, come sappiamo, questa cosa è successa subito dopo che è entrata in carica un ministro
che, scusate, non ministro, un presidente che ha posizioni, diciamo, contrarie all'escalation bellica, anzi, un presidente che sicuramente vorrebbe la pace per il suo paese, insomma. E questo appunto ci fa ragionare su chi vuole, su chi vuole veramente, come dicevi prima, l'escalation. Perché naturalmente così si favoriscono anche le forze più guerrafondaie e si mette in Certo. difficoltà questo presidente che invece è stato eletto proprio perché voleva cercare il più possibile una convivenza pacifica. Certo. E lo stesso discorso forse vale per Hamas, perché Haniyeh, che è stato ucciso, era, diciamo, l'ala più, tra virgolette, moderata e tra virgolette, meno favorevole all'escalation. Tant'è che dopo la sua uccisione è stato invece eletto un rappresentante che invece è strettamente legato all'ala militare. Quindi, insomma, anche in questo caso si vede bene chi vuole l'escalation e chi no, insomma. Senti, scusa, puoi chiarirci un attimo meglio qual è la posizione del partito che rappresenti, cioè del partito di rifondazione comunista, rispetto a tutta questa vicenda, la questione, Noi diciamo, siamo cinese? sì, affinché si arrivi a un processo di innanzitutto una cessazione del fuoco, perché lì appunto finché si continuerà a bombardare sappiamo che è un semplice tiro al bersaglio alla popolazione civile, perché magari non dovrebbe sfuggire a nessuno che a differenza di altre situazioni, come per esempio in Ucraina, la popolazione, la Palestina non hanno sistemi d'arma, di difesa d'arma, quindi bombardare significa veramente fare il tiro al bersaglio e quindi le prime vittime sono purtroppo è proprio la popolazione civile. Quindi un'immediata cessazione di fuoco, l'apertura di una trattativa di pace per arrivare appunto alla liberazione dei territori, che dovrebbe arrivare appunto alla liberazione dei territori occupati oggi da Israele, quindi parliamo della striscia di Gaza, della Cisgiordania per quanto riguarda la Palestina, e la posizione che è sempre stata, diciamo, la posizione tradizionale, ma non solo di Rifondazione, ma anche di altre organizzazioni, era quella di riuscire ad arrivare al riconoscimento di uno Stato palestinese autonomo, sovrano, appunto, in grado di autodeterminarsi, cosa che appunto non esiste, non è esistita neanche in passato, appunto a causa dell'occupazione israeliana. Quindi per questo ci sono gravi responsabilità anche nel nostro governo, che finora ha fatto ben poco, anzi si è opposto, è sempre stato schierato, sdraiato sulle posizioni degli Stati Uniti e di quei stati più oltranzisti nella difesa di Israele, che hanno impedito appunto arrivare a una soluzione di pace appunto di cui parlavo. Peraltro andrebbe detto che basterebbe cessare la vendita di armi e di munizioni, e già questo sarebbe una logica conseguenza, perché Israele non possiede appunto armi e munizioni in maniera sufficiente da sola, non è in grado di produrre per continuare questa guerra. Quindi già sarebbe stato un atto di decenza politica fare questo, e sappiamo che purtroppo questa cosa non avviene. È chiaro quindi che noi guardiamo a un processo di riconoscimento e di nascita di uno Stato palestinese, e su questo appunto siamo disponibili a sostenere tutte le iniziative che vengono portate avanti. Personalmente sono uno dei firmatari anche della proposta di legge popolare che è stata appunto portata avanti dall'associazione legata di Battista proprio sul riconoscimento dello Stato palestinese. Sappiamo che anche altri stati, anche europei, ultimamente la Spagna, la Norvegia e non mi ricordo se l'Irlanda, L'Irlanda e la Slovenia. hanno appunto, si sono schierati su questa cosa, e io credo che questa debba essere la soluzione appunto da portare immediatamente avanti, anche per pacificare quell'area. Noi rischiamo oggi una guerra
appunto in tutto il Medio Oriente, con conseguenze che sono appunto anche difficilmente prevedibili, perché appunto alcuni di questi attori hanno legami di amicizia, di alleanze con altre potenze, sappiamo appunto, e quindi rischiamo di veramente di generare un cortocircuito che possa far scoppiare una guerra mondiale. Già ci siamo appunto sull'orlo di una situazione simile, già per quello che sta avvenendo, appunto, questo scontro tra da una parte la Russia e dall'altra la NATO, perché non c'è solo l'Ucraina, qui è il problema anche la NATO, e quindi invece noi peroriamo una soluzione che appunto invece porti la pace. È chiaro che il vero problema in realtà è quest'ordine mondiale unipolare che vede al centro gli Stati Uniti, che purtroppo sta alimentando tutte queste tensioni che rischiano di portarci, appunto, come dicevo, una terza guerra mondiale che sarebbe inevitabilmente nucleare. E quindi bisogna lavorare invece alla costruzione veramente di un nuovo ordine mondiale che sia multipolare, in cui tutti gli attori siano appunto rispettati, abbiano pari dignità e che permetta appunto di creare una situazione di pace nel mondo. Purtroppo questa cosa, siamo in una fase di transizione e fino a quando non riusciremo ad arrivare a questo approdo, se ci riusciremo ad arrivare, perché appunto i rischi, come dicevo prima, di una guerra nucleare, di una terza guerra mondiale che rischia poi si trasforma in una guerra nucleare, purtroppo sono tantissimi questi rischi. Sì, diciamo che la cosa che colpisce da quello che ci hai riportato, insomma, della posizione di Rifondazione Comunista, insomma, non mi pare che ci sia niente di particolare, insomma, è la posizione delle Nazioni Unite, cioè dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed è la posizione che sostanzialmente sostiene tutta la comunità internazionale, persino gli Stati Uniti, persino il governo Meloni. Parlano chiaramente che ci deve essere una soluzione, loro la definiscono a due stati, che però appunto implica la presenza di uno stato palestinese, eccetera, eccetera. Quindi particolarmente assurde queste accuse che vi hanno colpito di antisemitismo, di filoterrorismo, Certo. insomma, per delle posizioni, cioè, sì, verrebbe da dire proprio di sano buonsenso umano, insomma, Certo. perché se queste, ma in teoria queste posizioni lo stesso governo israeliano ha difficoltà a criticarle, cioè scusa, sì, lo stesso governo israeliano ha difficoltà, a prendere una netta posizione, poi di fatto lo fa, e lo stesso governo Meloni, appunto, almeno a parole, dice di essere a favore della soluzione a due stati, quindi insomma. Poi certo, una cosa è chi lo dice e fa il contrario, tipo appunto il governo Meloni, gli Stati Uniti, e chi invece lo dice e si batte veramente per questo come fate voi, però appunto le posizioni in teoria non sono molto diverse, ecco. Va Sono i bene. comportamenti che sono in contrasto, insomma, Sì, perché no, i comportamenti sono assolutamente in contrasto. sento le dichiarazioni del ministro delle finanze israeliano che dice che è legittimo dal punto di vista morale affamare 2 milioni di persone che sono appunto la popolazione di Gaza, ma purtroppo il mondo non ce lo permette. È chiaro che qualsiasi dichiarazione di che uno vuole la pace, è chiaro che tu stai lavorando assolutamente in direzione contraria. Certo, no, questo sì, ma pure quello che hai detto prima sul governo Meloni, e poi pure bisognerebbe dire i mandanti di tutto quello che sta succedendo, in primo luogo gli Stati Uniti, perché se gli Stati Uniti non continuassero a rifornire di armi, di bombe, il governo Netanyahu, e non continuassero a coprirlo a livello internazionale, impedendo qualsiasi condanna, sicuramente questa situazione terminerebbe nel giro di brevissimo tempo, e lo stesso vale per il governo tedesco, il governo italiano, che sono il secondo e il terzo
fornitore di armi e di copertura anche a livello internazionale di questo genocidio in atto, insomma, per cui Certo. Va bene, ti ringrazio molto Giovanni. Ah, scusa, ultima cosa che mi ero dimenticato di chiederti. Da quello che so, purtroppo questa aggressione che avete subito non è la prima di No. questo tipo. Io almeno ho letto, insomma, sui giornali che ci sono state in Italia, non solo rispetto alla Rifondazione Comunista, che rispetto, per esempio, un noto chef, un noto cuoco, pure da quello che ho Certo. E sentito. purtroppo, sì, purtroppo ci sono stati numerosi piccoli e grandi casi, anche noi abbiamo avuto durante la campagna elettorale e prima ancora con la raccolta firme, problemi in alcuni banchetti in cui appunto davamo il nostro materiale, esprimevamo anche la nostra posizione sulla Palestina. Certo, non sono mai arrivati a un livello tale, però in alcuni casi sono state anche minacce, in alcuni casi siamo stati costretti anche lì a chiamare le forze dell'ordine e far identificare, anche se poi spesso e volentieri non abbiamo dato seguito presentando la querela e forse abbiamo sbagliato, però che questi casi siano abbastanza numerosi, purtroppo lo sappiamo, sono state anche con dei pestaggi, penso a Carem, che era ottobre 2023, o il caso appunto accaduto a Rubio, che poi peraltro è stato anche condannato per aver accusato insomma la matrice del suo pestaccio. E va detto, noi siamo fortemente preoccupati perché c'è veramente anche chi soffia su questo odio, perché abbiamo insomma in questi giorni è uscito questo caso, per esempio, di un canale Telegram chiamato Israele senza filtri, fondato da un cittadino, da una persona che ha una doppia cittadinanza e con cui collaborano anche giornalisti professionisti, in cui proprio qualche giorno fa, se non erro, era proprio il 28 luglio, se non erro, è stato messo un post in cui si faceva un sondaggio tra i propri iscritti, tenete conto che questo canale ha circa 6.000 iscritti, in cui si chiedeva se fosse legittimo l'utilizzo dell'omicidio extragiudiziale non solo in Medio Oriente, ma anche in Europa, in Italia, nei confronti di chi è appunto un sostenitore della causa palestinese. Questo sondaggio ha ottenuto il 90% dei consensi, ma più che l'esito del sondaggio, è preoccupante andarsi a leggere i commenti che si sono sviluppati a seguito di questo sondaggio, dove appunto molte persone si sono espresse in maniera molto molto pesante rispetto all'utilità, al fatto che fosse legittimo e giusto andare a uccidere persone che fossero appunto sostenitori della causa palestinese. E un post sempre in questo sito, ho letto anche una minaccia in cui appunto veniva detto: attenzione, perché potete essere anche europei, occidentali, bianchi, non avete nessuna garanzia di immunità rispetto al fatto di possibili ritorsioni qualora anche nel vostro privato, nella vostra abitazione, vi permettete di esprimere una critica nei confronti di Israele, perché Israele è in guerra e quindi, essendo in guerra, qualsiasi critica a Israele va considerato come atto di guerra. Insomma, questa è una cosa vergognosa, è un incitamento alla violenza. Noi ci chiediamo come sia possibile. Pensate se ci fosse stato un caso analogo, magari un sito o un canale di questo tipo, diciamo gestito invece, per esempio, da palestinesi o da islamici. Cioè, è una cosa veramente assurda. Noi siamo in Italia, c'è una democrazia, ci sono delle leggi e noi speriamo che appunto le autorità competenti verifichino se questi post, questi commenti su un sito, su un canale Telegram siano legittimi e compatibili con la nostra normativa. Certo.
Va bene, grazie Giovanni, è stato Grazie a te. interessante. Ancora solidarietà per l'aggressione che hai subito e Grazie. speriamo veramente che sia l'ultimo, anche se temo che non sarà così, però. Speriamo. Grazie. Grazie a te.